Ciao a tutti gli amici di Nuova Finestra. Per questa rubrica Dal Cantiere oggi parleremo di sostituzione di infissi o meglio ancora di sopralluogo preliminare. Ecco, c'era questa bella casa a Cesenalco che due miei clienti avevano acquistato come seconda casa, come casa al mare, dove avevano già eseguito una ristrutturazione importante, avevano rifatto pareti, pavimenti, avevano fatto il cappotto esterno, avevano sostituito tutto l'arredo, è un arredo anche molto molto bello, però cosa è successo? Come a volte succede, non avevano sostituito gli infissi. Perché? Perché uno, c'erano gli infissi che sembravano messi bene a loro, avevano già il vetro doppio, ma soprattutto perché la signora era innamorata di questo stile inglese, di questi vecchi infissi in legno, era proprio anche una prerogativa per la quale avevano acquistato l'immobile da ristrutturare. Fatto sta che dopo che hanno finito la ristrutturazione si sono accorti che comunque questi infissi, anche se gli piacevano, non avevano delle prestazioni degne di nota, anche se andavano solamente in estate, qualche volta in inverno, qualche weekend magari con gli amici a Capodanno avevano fatto, e quindi volevano sostituirli. Mi hanno chiamato e la signora pretendeva un sopralluogo. Ecco, noi come Bisacchi il sopralluogo è qualcosa che non facciamo più da diversi anni e anche in questo caso non sono voluto scendere a compromessi. Insomma, ci siamo sentiti, risentiti, ma come, ma perché, ma per come? E alla fine li ho convinti, moglie e marito, a venire qui in sala mostra, dove abbiamo fatto una consulenza, dove ci hanno portato delle misure indicative, avevano già le planimetrie perché avevano finito la ristrutturazione, e avevano portato anche qualche foto di questi bellissimi infissi con stile inglese. Ecco, durante la consulenza abbiamo preso in esame anche la possibilità di mantenere lo stile inglese, ma io vedendo anche l'impronta di stile della casa gli ho consigliato un infisso più pulito, comunque un infisso con del legno dentro perché si sposava molto bene con l'impronta di stile, ed esternamente la parte in alluminio perché essendo una casa al mare i proprietari non erano lì tutto l'anno, quindi ci voleva qualcosa che avesse meno manutenzione possibile. E poi anche il cassonetto, perché il cassonetto andava adeguato alla prestazione degli infissi, le tapparelle in alluminio coibentato ma ad alta densità, quindi anche lì per fare qualcosa di più duraturo nel tempo, e tutte le motorizzazioni che ci vanno abbinate alle tapparelle. Poi dopo un paio di settimane mi sono sentito con i clienti, abbiamo fissato una data per guardare il preventivo che rispecchiava le loro aspettative sia dal lato delle soluzioni sia dal lato economico, e a quel punto abbiamo potuto fissare l'agognato sopralluogo. Quando ho eseguito il sopralluogo, oltre a fare tutte le misure degli infissi, dei cassonetti e via di seguito, ho rilevato particolarmente bene il vecchio telaio, perché volevamo smurare chiaramente il vecchio telaio proprio per massimizzare la luce, perché volevamo fare un design pulito e anche un design luminoso, perché una casa al mare che si rispetti deve essere molto luminosa. Quindi abbiamo rilevato bene questo telaio, perché volevamo usare un telaio legno alluminio tutto vetro. L'idea era di contenere gli spessori a vista. Ora io qui ho un pezzo di legno alluminio che abbiamo usato proprio in questa realizzazione, abbiamo 9 cm di parte in vista, e l'idea era di riuscire a incassarne nel muro almeno 5 cm in modo che ne rimanesse solamente 4 alla vista. Siamo riusciti, perché già con l'esperienza e con le foto, quando vedi quello che c'è, sai esattamente, cioè sai, ci può essere un telaio da 5x5, da 6x6, da 5,5x5,5, da una fotografia, se uno lavora da un po' di anni è in grado di capirlo. E durante il sopralluogo è venuto fuori esattamente quello che ci aspettavamo. Poi quando ho visto tutti quegli infissi, ce n'era uno che praticamente aveva lo stile inglese come quelli che piacevano tanto alla signora, ed era interno, perché una volta era la parte esterna della casa, poi dopo hanno fatto una vetrata per chiudere una specie di loggiato, quindi quell'infisso lì in realtà termicamente non serviva a nulla. E siccome che comunque era bello e andava a caratterizzare l'arredo, era qualcosa che loro si erano innamorati per comprare questa casa, ho deciso di mantenerlo, gliel'ho proposto, loro chiaramente hanno accettato, e così abbiamo lasciato questo segno di quello che era e quello che sarà. Poi c'erano anche delle persiane in legno molto belle, e queste erano messe bene perché c'erano alcune con le tapparelle e qualche pezzo con la persiana, e anche lì abbiamo consigliato di mantenerle.
Perché diciamo, quando uno fa bene il proprio lavoro non deve guardare il proprio interesse, se no uno dovrebbe dire cambia qualsiasi cosa, ma devi guardare l'interesse di tutti e questo ti fa andare a dormire anche più sereno e più contento alla notte, insomma. Detto questo, quando siamo tornati in ufficio abbiamo sviluppato le tavole di posa che puoi vedere nel video e nell'articolo. Siamo riusciti esattamente a mantenere quei 4 cm di telaio a vista che poi rimangono tali sia a finestra aperta o a finestra chiusa perché è una soluzione tutto vetro. Siamo riusciti a mettere anche un po' di isolamento. Abbiamo previsto poi il taglio termico delle banchine, dei marmi nella parte sottostante, perché lì andare a lasciare un marmo passante ci si mette a tantissimo rischio di muffa e condensa, perché è vero che è una casa estiva, ma è una casa che nei prossimi 30-40 anni, che è quello che è il tempo che io mi do quando devo fare un lavoro fatto come si deve, della durata degli infissi, chi ce lo dice che non potrebbe essere utilizzata anche tutto l'anno? E poi, se ci piace il nostro lavoro, ci piace lavorare bene, bisogna fare le cose come devono essere fatte. Poi, discorso ancora sulla posa dei telai di questi 4 cm a vista, che perché l'abbiamo tenuto? Perché abbiamo incassato il telaio dove era presente il vecchio. Io voglio sempre eliminare il vecchio telaio e non andare in sovrapposizione, perché andare in sovrapposizione vuol dire almeno ridurre la luce, quindi rendere una casa più buia, vuol dire andare a mettere dei coprifili molto molto grandi e brutti da vedersi internamente, vuol dire fissare qualcosa di nuovo sul telaio vecchio che col tempo potrebbe marcire, potrebbe dare anche instabilità, quindi frequenti regolazioni. È qualcosa che, se uno ama il proprio lavoro, vuole lavorare bene, non dovrebbe mai fare, a mio avviso, neanche sotto tortura. Poi siamo andati in posa in opera, mi ricordo era passata l'estate, era autunno, era verso novembre, e in 2 settimane circa abbiamo sostituito questi, erano una ventina di infissi che abbiamo sostituito, una parte con tappare le cassonette, una parte, diciamo, le persiane che non abbiamo sostituito. Siamo partiti sempre togliendo il cassonetto quando era presente, poi i 2 traversi orizzontali tagliandoli e poi rimanevano i 2 telai verticali dove piano piano, con precisione, con accuratezza, senza avere fretta, senza guardare l'orologio, si andavano a tagliare le murature, le 3, le 4 murature a seconda se era una finestra o una porta a finestra, e a togliere appunto i 2 telai. Successivamente si andava a fare il taglio termico del marmo, poi si prepara il vano per la posa in opera, per i nastri in questo caso, e poi si monta l'infisso, cassonetto e via di seguito. Al lavoro finito la cliente è rimasta molto molto contenta. Sai, quando fai bene il tuo lavoro, che lo ami, hai sempre questo po' di dubbio, dici ma gli avrò veramente consigliato bene? Non è che si penta che magari voleva ancora un stile inglese, e invece mi ha ringraziato di avergli dato, di averla spronata a fare questa scelta di abbandonare lo stile inglese e quindi di prediligere un infisso più pulito, un infisso più luminoso e un infisso anche che ti permettesse di vedere bene di fuori, perché esternamente avevano un bel outdoor, un bel giardino e quindi meritava. Questa contentezza è stata confermata un paio di settimane dopo, perché la signora mi ha poi fatto andare per fare un altro lavoro, un nuovo lavoro, mi ha commissionato un nuovo lavoro, questa è stata la ciliegina sulla torta che ci ha confermato di aver fatto bene il nostro lavoro. Ecco, concludo dicendo, sì, è vero che non fare un sopralluogo ti può mettere a rischio di non fare un lavoro, perché tutti ormai pretendono dei sopralluoghi gratuiti, però se uno è sicuro del proprio metodo di lavoro, lo ha testato da anni, sa che funziona, sa le proprie capacità, bisogna avere anche delle regole e bisogna avere la forza di rispettarle. Con questo vi saluto e vi aspetto al prossimo numero di Nuova Finestra. Ciao!